Ciao Aglio, oggi voglio parlarvi di una base su cui è fondata la mia ricerca e quindi mi ha fatto riflettere negli anni e voglio così condividerla con voi. Allora, noi sappiamo che in ogni parte del mondo, in ogni zona del mondo, indipendentemente dalla civiltà orientale, occidentale, africana, esiste che cosa? Esistono degli affreschi, dei dipinti, delle sculture nella roccia e nella pietra che ritraggono personaggi alquanto ambigui, ma oggi si evince chiaramente, senza sforzarsi più di tanto, perché si evince che sono personaggi che effettuavano dei viaggi, ok? E questo, ripeto, lo si può evincere in qualsiasi parte del mondo. Ora, i Veda, esempio, i Veda hanno tantissime descrizioni di velivoli che si scontravano nei cieli, c'erano queste guerre nei cieli, ma noi non prendiamo neanche in considerazione i Veda, andiamo a spulciare che cosa? La Bibbia, ok? Ora, il primo che fu rapito, ascese in carne e ossa, fu Enoch, anche se la nostra Bibbia ne accenna solo qualcosina e poi non lo prende più in considerazione, mentre la Bibbia etiope parla chiaramente di Enoch, dei sette cieli e di tutto quello che ha visto, ok? Il secondo rapito in carne e ossa fu Elia. Il terzo che diede una descrizione chiara, senza sforzarsi per interpretare, è Ezechiele, quando descrive una navicella spaziale, che all'epoca chiamavano carro di fuoco, carro volante. Il carro che è trainato, che è tirato dai cavalli, si distingue dal carro volante, dal carro di fuoco, ok? Ora, per chi non lo sapesse, in Guerra Giudaica c'è una descrizione, oltre che lo ha anche affermato Tacito, c'è un'affermazione di Giuseppe Flavio, che era uno scrittore ebreo, anche se di origine romana. Scrisse nel libro il 21 del mese di Artemisio, qualche giorno dopo, nel 66 d.C., le porte del Tempio si spalancarono da sole, ad un tratto. Ora, le porte del Tempio, fatte in bronzo massiccio, erano così pesanti che occorrevano una ventina di uomini sia per chiuderle che per aprirle, e c'erano anche dei ferri pesanti, conficcati, ok? Questa si aprì, si spalancò da sola. Se non fosse stato per una moltitudine di testimoni oculari, Giuseppe Flavio stesso disse: quanto sto per scrivere sembrerebbe una favola. Si udì al centro del Tempio di Gerusalemme prima un boato e poi: noi andiamo via da qui. Noi chi? Noi chi? Gli ebrei? I giudei, i farisei, i sadducei, chi andò via? Gli Elohim. Noi andiamo via, perché? Allora, questo dovrebbe far capire che non sono né onnipotenti e né tantomeno potenti, perché stava avanzando l'esercito romano per radere a suolo il Tempio. E loro che stavano nel Tempio ebbero paura, tanto da andare via per salvare la loro pellaccia. Quindi non sono neanche potenti, nonostante abbiano una tecnologia avanzata che non è in grado di tenere un confronto con una spada, con una lancia. Questa la fa pensare, eh? Quindi, quando sentirono questo boato, si videro successivamente
dei carri di fuoco nel cielo. Quindi il boato, naturalmente, poteva essere questa navicella spaziale, che può darsi all'epoca spaziale, chiamiamolo così per intenderci, questo carro di fuoco che aveva dei reattori. Si sentì questo grande rumore, poi come una voce, ma era l'insieme di tutti: noi andiamo via da qui. E dove sono andati? Nello spazio? No, nessuno può andare nello spazio. Nel Corano c'è scritto chiaramente: provate ad andare oltre i confini del cielo e vedete se non resterete bruciati con zolfo o qualcosa del genere. Quindi probabilmente allude alle fasce di Van Allen. L'essere umano non può oltrepassare una determinata altezza e non può andare a vedere oltre cosa c'è, i muri, le montagne di ghiaccio, perché dall'altra parte ci sono altre forme di vita. Ecco perché ci tengono chiusi, circoscritti. Siamo un allevamento, una coltivazione. E qualcuno dice: no, noi siamo forme di vita inferiori rispetto a loro. Come noi trattiamo gli animali, perché li reputiamo forme di vita inferiori. E cosa facciamo noi agli animali? E cosa credete che loro fanno a noi? L'essere umano è un allevamento. Quando vi fanno vedere un film, non prendetelo: ah, ma sono cavolate, film di fantascienza. No, loro vi mostrano quello che hanno fatto, quello che fanno e quello che faranno. Ci sono film che hanno anticipato la pandemia, mascherine e tutto, eppure non sono stati presi in considerazione, perché il loro modus operandi di dire, perché devono avere l'obbligo, sì, hanno l'obbligo, hanno il dovere di dire la verità. Se noi la riusciamo a scorgere è bene, altrimenti diciamo che sono film di fantasia. O se qualcuno vi fa notare complottista, fanatico, bla bla bla. Ecco che cos'è l'essere umano: è un animale evoluto, un gradino in più degli animali, anche se con i sensi fisici istinto quasi zero, non abbiamo più l'istinto, sensi fisici inferiori, però noi siamo un gradino superiori, oppure ci hanno fatto credere, come loro credono che sono superiori, ma sono Elohim, tanto è vero, fuggirono nel 66 d.C. perché temevano per la loro pellaccia. Allora, nella Bibbia si parla sovente di ittiti, cananei, egizi, assiri, babilonesi, ma non si mai parla dei sumeri. Perché? Perché gli ebrei sono di origine accadica e non viene citata questa popolazione, i sumeri, coloro che scesero dal cielo sulla terra. Allora, ragion per cui questi Elohim fuggirono, descritto nel libro di Giuseppe Flavio, fa comprendere, fa capire che sono esseri umani. Tanto è vero, quando vengono descritti, quando vengono scolpiti nelle rocce, quando vengono dipinti, sono uomini. Allora, io vi faccio comprendere questa analogia. Se noi avessimo ancora un'isola o un pezzo di terra, un lembo di terra che non abbiamo ancora conosciuto al giorno d'oggi, e andassimo con un elicottero, con delle tecnologie, con delle armi, noi saremmo coloro che scesero dal cielo sulla terra e verremmo scambiati per divinità. Ma quando questa popolazione si accorgerebbe che noi siamo loro simili, ci attaccherebbero e noi andremo via a gambe elevate, perché temeremmo per la nostra pellaccia. State comprendendo? Non so che ora comincia a risuonare. Noi non possiamo sapere
cosa si nasconde a destra, a sinistra, a nord, a sud di questo cinta. Ci sono altre terre, altre forme di vita, di esistenza, con un'evoluzione diversa, con delle, magari perché no, con una fisica diversa dalla nostra. Vedete, Gesù è venuto, ci ha messo la pulce nell'orecchio per dire: ragazzi, voi non siete del mondo. Siete nel mondo, ma non siete del mondo. Siete qui, ma non appartenete a questo esperimento globale, a questa coltivazione. Io vado di là a prepararvi delle stanze. Potrebbe essere che Yeshua è di una di quelle terre, mandato qui per dire: andiamo a dargli una svegliata. Ma periodicamente sono venuti anime in spirito, sono venuti messaggeri, come dicono gli ebrei, la Shekinah, la presenza di Dio in terra è venuta più volte, ma non è stata presa in considerazione, perché siamo un gradino in più sugli animali come forma di evoluzione. Ma che evoluzione è? Se sei più evoluto, cosa fai? Prendi gli animali e li allevi? E saresti evoluto? Di che evoluzione stiamo parlando? Questo piano, c'è l'inferno, il purgatorio e il paradiso. È tutto qua. Sono stati interiori. Quindi, questi Elohim possono essere i cosiddetti angeli caduti, la cui sopravvivenza siamo noi. I sacrifici che si effettuavano nel Vecchio Testamento, questi Elohim non mangiavano la carne, ma si nutrivano dell'energia vitale e del profumo, ma non mangiavano la carne. La carne la mangiava chi? Coloro che sacrificavano l'animale. Quindi mi chiedo: ma dove vogliamo andare? Ma dove vogliamo pretendere di andare? Il Creatore potrebbe aiutarci? Assolutamente sì, ma a una condizione: che noi effettuiamo un percorso di consapevolezza. Dobbiamo cambiare dentro. E il cosiddetto l'uno sarà preso e l'altro sarà lasciato, di che cosa parla? Del rapimento, come Elia, o dello spirito? L'uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Ora questo lo valutate voi, non sono io a dirvi. Ma sono domande che dovreste porvi. Questi Elohim probabilmente, e io lo sento dentro, probabilmente avendo questa tecnologia potrebbero interferire in cosa? Al passaggio, quando noi abbandoniamo il nostro corpo fisico, potrebbero interferire con il cammino del corpo astrale oppure di anima e creare delle condizioni per ingabbiarci e buttarci ancora qui. Tanto è vero, tutto quello che viene fatto su questo piano da millenni è puramente per una lotta, per una guerra spirituale, per un controllo spirituale. Quindi il che preclude e significa cosa? Chi è ricolmo in spirito, la sua anima è in spirito, non viene toccato, perché questi Elohim si nutrono di energia vitale, di anima, i cosiddetti alieni. Come noi alleviamo gli animali? Loro lo fanno con noi e noi siamo la loro sussistenza. Nel momento in cui
non ti offri più come energia vitale, loro muoiono. Ok? Quello che vogliono fare è, siccome noi siamo stati modificati geneticamente nel corso dei millenni, l'ultima è stata fatta con l'OGM, alimentazione, sono andati a spegnere anche quella porzione di cervello rettile che serve per la reazione. Tant'è vero, ci fanno di tutto. Ci fanno di tutto. Vi ricordate il periodo devi entrare al bar seduto, alzato, entra, esci, e i poliziotti che non potevano mangiare alla mensa assieme, poi in auto potevano fare servizio, cioè ci fanno di tutto, proprio perché sanno che noi non reagiamo. Poi c'è qualche eccezione, come il popolo francese, che ha un DNA diverso o non è stato martoriato come noi. Quindi di che intelligenza e di che evoluzione stiamo parlando? Loro hanno delle tecnologie avanzate, possono interferire e su questo piano e sull'altro. Ok? Noi non sappiamo la fisica, la natura delle altre terre, perché qui si è creato un ecosistema chiuso con queste regole. Ventuno del mese di Artemisio si udì questa voce: noi andiamo via di qui. E dove andate? Tornate nelle terre adiacenti, perché in su non si può andare, non si può, lo spazio non si può oltrepassare, non si può andare, perché parla chiaro la Bibbia, divise le acque di sopra con le acque di sotto. Le acque di sopra è il mondo spirituale, le acque di sotto siamo noi. Ma dove vuoi andare se non sei in spirito? Con un corpo materiale non puoi andare da nessuna parte. Che poi ci siano, e questo è probabile, nelle mura di recinzione ci siano dei varchi, questo è probabile, e loro possono passare attraverso questi varchi. Ma tu non puoi saperlo. Che vai a fare in Antartide? A vedere il muro? Dovresti avere la fortuna di vedere un varco? Però io credo che tutto questo non si può più tenere nascosto. Internet è una tecnologia militare rilasciata da queste altre forme di vita. E Internet era stato creato per uno scopo e invece si sta ritorcendo contro. Perché non avevano fatto il calcolo che con Internet la coscienza si può espandere. Tanto è vero, la coscienza non la fanno espandere perché rimuovono i video. Ti rimuovono il canale, un click, ti chiudono. Capite? Quando vieni attaccato è perché c'è un motivo. Anche non essendo famoso. Coloro che sono famosi, che hanno più visualizzazioni, invece sono i gatekeeper. Che cosa sono i gatekeeper? Coloro che ti devono tenere dentro il recinto e non vogliono farti andare oltre. Per andare oltre, devi andare dentro di te. La via d'uscita è la via d'entrata dentro di voi. Quando ti colleghi al tuo spirito, loro non possono fare più niente con te. Ah, ma ti possono uccidere. E quindi? Il corpo, il contenitore, ma non possono fare nulla, non possono fare nulla con il tuo spirito. E questa era una riflessione che volevo fare con voi, e credo che molti di voi vi risuona tutto ciò. Naturalmente Yeshua è venuto per darci delle indicazioni, ok? Quando dice beati i puri di cuore, beati coloro che saranno afflitti, significa non usate le loro armi,
ma usate il perdono e trovate la vostra pace interiore, perché quella pace interiore che vi garantisce poi di accedere al regno dei cieli. Il regno dei cieli è uno stato interiore. Quando tu hai quello stato interiore, lasci il tuo corpo, tu sei nel regno dei cieli. E come non ti possono toccare qui, non lo faranno neanche al passaggio. Molti di voi hanno sempre sottovalutato negli anni, e io non mi stancherò mai di dirlo, di sminuire, di non prendere in considerazione un percorso di introspezione, un percorso spirituale, sempre con l'aiuto e l'ausilio di Yeshua, di Dio. Gli Elohim citati nella Bibbia sono tanti, erano svariati. Qual era il loro compito? Di prendersi pezzi, appezzamenti di coltivazioni, perché dovevano attingere da loro l'energia vitale. Vi ho detto sempre, il potere, esempio, non ha bisogno del denaro, perché il denaro se lo crea da solo, dal nulla. Piuttosto ha bisogno della tua energia vitale, 8 ore al giorno, per chi va bene, perché ne fa 9, 10, 12, perché ti serve quel denaro. Allora a me occorre quell'energia vitale. Questi Elohim parlano con i capi di Stato. Voi fate così e vi diamo un agio su questo piano e noi ci nutriamo della coltivazione. Perché dobbiamo vivere sotto un range di basse vibrazioni. La preoccupazione, la paura, e come fa? Loro si nutrono di queste energie e noi siamo la loro alimentazione, sostentamento. Andate a vedere i film di Jupiter. È chiaro, siamo colonie, solo che lì lo fanno vedere nello spazio, ma possono essere adiacenti qui, che non è che vi possono far vedere al 100%, ma comprendete, è chiaro. Quindi se noi vogliamo uscire e vogliamo scavalcare quei recinti e andare oltre, dobbiamo entrare dentro di noi. La via d'uscita e la via d'entrata dentro di noi. Perché tutto è mirato a un controllo spirituale, a non evolverci, altro che noi siamo evoluti rispetto agli animali. Siamo noi i veri animali, non gli animali che teniamo chiusi in allevamento. Siamo noi le vere bestie. Fattene una ragione. Fai quello che vuoi. Se tu ti ritieni nel giusto, continua così. Non prendere in considerazione questo video, perché sono mie riflessioni, non sono tue. Ma le metto a disposizione, perché so che in tanti risuona questo. Magari non hanno la capacità di estrapolare un semplice discorso come sto facendo io. Ecco perché risuona. Coloro che scesero dal cielo sulla terra. Ai 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 ai. E sono di terre adiacenti a noi sconosciute. E il piano è più esteso di quanto quello che noi possiamo immaginare che ci hanno descritto. Altro che palla rotante che vuota nel vuoto, che gira vorticosamente. Ai ai ai. Io non so la conformazione del pianeta Terra, non lo so, non. Riguardante esempio il fatto di del Sole, della Luna, che in Giosuè ci è scritto chiaramente nella guerra contro i Filistei, e si rivolge a Dio e dice: ferma il Sole, e il Sole si fermò per 24 ore. Ma com'è? Non siamo noi che giriamo attorno al Sole?
disse il sole e si fermò, quindi è il sole. Però la scienza, Satana, NASA, Satana, ha voluto stravolgere, perché devono sconvolgere i vostri sensi fisici. Dico, no, tu vedi così, ma non è così, è come dico io. Capite? Questo per far l'esempio del sole, della terra e di tutto quello che ci hanno detto. Gesù, Yeshua, era uno mandato da quelle terre? È probabile. Perché a quanto pare ci sono terre dove ci sono questi esseri luminosi. Eh sì, questo scappò nel 1957 con la pubblicazione del diario dell'ammiraglio Byrd. Poi, ripeto, diciamo sempre le stesse cose, 58 la NASA, 59 patto transatlantico di Washington, dove proibiva di andare oltre. Ma di che cosa stiamo parlando? Ecco perché ora insceneranno prossimamente gli alieni, e lo faranno in mondovisione. Ok? E molti ci cascheranno come... Ok? Come si può credere di crearne in piena quando ancora non abbiamo il per il raffreddore? Ma che stiamo scherzando? Ma dai, dai, su. E questo è il modus operandi. La loro forza è l'ignoranza, la non conoscenza, è l'ignoranza. Essere ignoranti è la loro forza. Quando invece lo spirito agisce in te, e loro non possono più, sono come dei gatti ai vetri che si attaccano e poi... e cadono e ti lasciano andare. Dico, vabbè, lascia perdere, tanto ne abbiamo, se ne va uno ne abbiamo 10.000, se ne va un altro ne abbiamo 1.000. Ricordate cosa dice ora non mi ricordo il passo: tu potrai andare sempre dritto perché io sarò con te, 1.000 cadranno alla tua sinistra, 10.000 alla tua destra. Che cosa significa? Che sono pochi coloro che si affidano ciecamente al Padre e dicono: non mi interessa, agisci tu, fai te. Questa è fede, questa è la fede, affidarsi totalmente. Invece l'uomo deve sempre, c'è sempre, no, ma può essere, sì, però comunque vedo. Non è fede. La foglia che cade nel torrente si lascia andare. Ma torniamo e ci salutiamo con gli Elohim, coloro che fuggirono nel 66 dopo Cristo perché temevano la loro pelle con l'esercito romano. Andarono via perché non sono neanche potenti, figuriamoci se sono onnipotenti. Questo dovrebbe far pensare tanto, ragazzi. E se ci tengono qui allevati è perché noi abbiamo un qualcosa che loro non hanno, perché ci è stato immesso. Poi hanno cercato di fare manipolazioni su manipolazioni, ma non sono riusciti a ricreare in provetta in laboratorio anima. Nonostante la loro tecnologia, non sono riusciti. E oggi stanno cercando di distruggere l'ultima razza umana in cui risiede Dio. Ci riusciranno? Staremo a vedere. Ma una grande moltitudine sarà falciata. Si è visto in questi anni come le pecore. Ok? Va bene, ragazzi, buona riflessione, lasciate anche i commenti. Ok? Ciao a lui, alla prossima.